speciale per voi, Bruno e Sciacca. Ragazze, ed eccoci qua. Quindi buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi al consueto appuntamento, signori, con la cucina di classe. E quando si parla di cucina di classe, evidentemente parliamo di Francia, cucina francese, patria dell'eleganza. Quindi, signori, abbiamo un ospite internazionale, lui arriva dalla Francia, tradurrò io per voi. Signori, mi raccomando, un calorosissimo applauso per Monsieur Cochon de Porc. Liberté, égalité, et consommé. Ben, oui, là, là, c'est soir. Bonjour, mais à tous les mondes. Bon, trovati a tutti quanti. Dice Messie Cochon. Beh, sì. Ma, Messie Cochon, i nostri amici sono curiosi di sapere un po' di lei, del suo lavoro, eh? Ah, certamente. Je travaille in un locale de Paris. Lavoro in un locale di Parigi. Se non, è radio de pomme de terre. Si chiama La patata in umido. Ma come mai ci chiediamo questo nome? Ma per quale pomme de terre ti replico il carde boy? Perché la patata si accompagna bene alla carne di bue. Ma vediamo quindi quali sono le specialità che rendono vincente il suo locale. Ma certamente. Le nostre specialità sono le piatti afrodisiaci. Le nostre specialità sono i piatti afrodisiaci. Le plaisir de l'homme nell'impalare la femme. Il piacere del palato. E per la donna. E soprattutto le nostre cameriere sono in lingerie. Le nostre cameriere sono in livrea. E vuoi avere l'enorme tetto d'or. E vi mostreranno l'enorme d'or sul tetto. A questo punto i nostri amici non sanno che tante personalità importanti sono state ospite nel vostro locale. Ma possiamo fare dei nomi? Ma sì, però per esempio Bill Clinton. Bill Clinton? Sì, sì, sì. Tiger Woods. Tiger Woods. Ah, Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Dominique Strauss-Kahn. Ma certamente non poteva mancare il nostro locale. Tutte personalità squisite. Sì, sì. Le Paris Saint-Germain. Pare suor Germana. E le ministre, Bene, ma a questo punto entriamo nel vivo, cari amici, e vediamo da Messie Cochon una sua specialità piccante. Ma certo, per soddisfare la fame. Per soddisfare la fame. Una bella posizione con la camassuta, se quel dello streak o del missionaire. Missionaire? Ma sì, ma le preti? Strozza preti! Al suo di ostriche! Ma vediamo quindi la preparazione. Ma oui. Per la posizione dello streak, tu te poni in genoux. Per la preparazione delle ostriche, prendete delle anguille, sacrate. Davanti alla vostra parte, due portée. Davanti alla vostra portata, mettete... Le jambon del vostro compagno, se un godimento. Del prosciutto con degli champignon, che sono il condimento. E a quel punto è pronto per prendere le penne. A quel punto siete pronti a prendere le penne. Ma no, che penne! No, non le penne! No, le penne! Le penne! Siete pronti a scrivere la ricetta a penne? Sì. Ma no, che penna! Non ti domando prima! Scusi, ma... Penna, le penne! Ah, questa è una specialità di Joan Le Pen! Ma che tu sei le penne? Le penne! Una ricetta che amava il presidente Jean-Marie Le Pen! Guarda! Sì, un coglione, oui! Ma no, la sessuale! Sono molto contento di essere qui stasera. Bene, ma a questo punto abbiamo sentito questa, ma vogliamo sapere qual è la sua preferita. Oh, certo, j'ai préféré la belle gnocca brasiliana. Il gnocchi brasiliano. Noi conosciamo quelli sardi, sì, qui, quelli della Romagna, e quindi chiediamogli come sta di fare alla piccola con le mani. Col pecorino romano, signore, una bella forma, eh? Bene, a questo punto purtroppo il tempo è quasi finito e quindi vogliamo concludere con qualcosa di dolce? Ma certamente così ne fai avere un rapporto completo. Certamente, così facciamo un pasto completo. C'è molto da blanco. Il Monte Bianco. Preparazione. Qui, qui. Se prende le penne. Prendete la panna. E mi qui, c'è la moda. Se prende le branche, se frusta e se monta. Prendete il bianco d'uovo, si frusta finché si monta. Se sbatte sul piatto, se monta così. Si sbatte sul piatto, bella montata, così, voilà. Ma tu che fate il tuo così, ma esatto. Bene, grazie a tutti, ha detto Messie Cochon. È stato un piacere essere con voi questa sera, ma purtroppo devo andare. Oui. Ma va a farci tutti i miei. L'ultimo consiglio da Messie Cochon per smaltire, andate a fare footing in riva al mare.